Buonasera a tutti. Ormai non ho neanche più voglia di prendermela. Sono semplicemente profondamente deluso. Una prestazione veramente. Cioè, io ero quello che si lamentava del gioco di semplici, ok? Ma stasera cosa si è visto di migliore? Pressoché nulla. Non so quanto breve o lungo sarà sto video, ma penso abbastanza breve, non farò tagli, perché voglio far trasparire tutta la mia delusione per un pareggio che mi fa incazzare sostanzialmente, perché abbiamo buttato alle ortiche una partitaccia, perché abbiamo fatto una partitaccia in cui avevamo, tra virgolette, tra molte virgolette, dominato il primo tempo, ma perché soprattutto a centrocampo la differenza a livello tecnico era abissale. Poi nel secondo tempo gli abbiamo fatto fare tutto quello che volevano, cioè mi ha ricordato il secondo tempo la partita della settimana scorsa contro l'Empoli. E non va molto bene questa cosa, ragazzi. Cioè, ha parlato Mazzarri di un bisogno di un cambio di atteggiamento da parte della squadra, di tanti valori anche etici, morali importanti, che io stasera non ho visto. Ho visto il solito Hernandez che ha corso come un forsennato, poi il solito Marin che ci ha messo qualità e il golletto di Keita che in qualche modo segna sempre. Però per il resto c'è uno schifo, un pianto. Zappa è entrato malissimo, tra l'altro, in campo, ha sbagliato qualsiasi cosa. Cranio con i rinvii oggi era totalmente sfasato, totalmente inadeguato. Così come è stata inadeguata anche la difesa nel secondo tempo, perché gli abbiamo lasciato un sacco di spazi. E attenzione, il Venezia avrà anche un livello tecnico, mi permetto di dire, anche molto più basso rispetto a quello del Cagliari. Ma dal punto di vista del gioco ci battono 10-0, eh. Cioè, ci è andata bene che all'ultimo minuto non ci hanno fatto il 2-1. Complimenti al Venezia perché hanno fatto un secondo tempo, secondo me, quasi magistrale. C'è da dire che Zanetti sta dando una bella impronta di gioco al Venezia, che sembra pian piano abituarsi alla categoria. E niente, mi rattrista vedere una squadra del genere, sinceramente. Non so neanche più che pensare, cioè siamo a 3 punti dopo 6 giornate. Una tristezza. Una tristezza assoluta. Pure è cominciato a vincere la Juve, quindi non abbiamo neanche più la roba di siamo davanti alla Juve, niente. No. Non abbiamo più scuse, o si comincia a macinare un po'. Altrimenti non lo so, magari Giunini cambierà allenatore per l'ennesima volta. Ma non lo so. Se l'andazzo è questo, ragazzi, scendiamocene in Serie B. Cambiamo presidente. Perché dopo 7 anni di aria fritta, uscita dalla bocca del presidente Giunini, c'è bisogno di un rinnovamento. E il rinnovamento secondo me parte dalla Serie B. Quindi se questo deve essere l'andazzo per tutto l'anno, ben venga la retrocessione. Perché io un campionato tutto così non lo reggo. So che nessun giocatore guarderà mai questo video, non gliene fregherà un cazzo. Ma io un campionato del genere tutto così non lo reggo. Non lo reggerò mai.
Tra l'altro mi dispiace anche per Nandez che si ritrova a giocare in questa squadra, perché veramente il livello tecnico tra Nandez e la media del resto della rosa è veramente abissale, veramente impressionante. Perché tolti Nandez, tolti Marin, o Marin come si dice, tolto Cragno che è un ottimo portiere, tolto João Pedro, gli altri, dai, togliamo anche Keita, gli altri boh, sono o gente squagliata come Pavoletti che è letteralmente squagliato, non si regge, cioè gira col girello in campo, Cáceres e Godin danno il loro, tanta esperienza ma ormai sono in fase calante. Lico Giannis si impegna, ma come tutti gli altri componenti della rosa ha degli evidenti limiti tecnici. Quindi, boh, ripeto, se l'andazzo è questo per tutto il campionato, ben venga la retrocessione e ben venga un totale rinnovamento dell'ambiente Cagliari a partire dalla dirigenza. Ciao ragazzi, sempre forza Cagliari.